Torre è pronto. È chiusa, partiti. Sgabbia in ritardo nonno Giulio, è in vantaggio Laika Boss davanti a Rebaudengo, scatenate l'inferno, Zamuglia, Persichini, Mago di Sette Ball e nonno Giulio. All'inizio della curva è in vantaggio Laika Boss davanti a Rebaudengo, Persichini, scatenate l'inferno, Zamuglia, nonno Giulio e Mago di Sette Ball. Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Laika Boss davanti a Rebaudengo, scatenate l'inferno e Persichini. I cavalli entrano in dirittura. In vantaggio Laika Boss davanti a Rebaudengo, Persichini, Zamuglia, centropista, scatenate l'inferno, nonno Giulio e Smago di Setúbal. Passa Zamuglia, centropista con all'interno Persichini, seguono nonno Giulio, Rebaudengo, scatenate l'inferno, all'interno e Persichini, all'esterno Zamuglia, in leggero vantaggio Zamuglia, attaccata all'esterno da nonno Giulio, passa nonno Giulio davanti a Zamuglia, Persichini e scatenate l'inferno. L'infallibile voce di Piero che ci ha trasmesso puntualissima nonno Giulio, che tra l'altro non è pure partito male, ma è ritornato in maniera perentoria sotto la regia di Georges Perovic, che è stato bravissimo a inquadrarlo, a farlo diciamo tranquillizzare, poi lo fa esplodere nel finale davanti ai due più attesi, Zamuglia e Persichini. Ecco che cosa serve, seguire i lavori e stare attenti ad ogni possibile notizia, come fa il nostro Piero. Alessandro. Grazie Mario, vince una corsona.